Va ora in onda. Piazza Bovio 32, condotta da Marco Pesacane e la consulenza di Vincenzo Imperatore. Questa è Radio Amore ed è una nuova puntata di Piazza Bovio 32, quella che state ascoltando con Marco Pesacane e con l'immancabile e fondamentale consulenza di Vincenzo Imperatore. Bentrovato Marco, bentrovati a tutti i radioascoltatori. Bentrovato a te, ricordiamolo, Vincenzo Imperatore, autore del libro Io so e ho le prove, che attraverso la radio, con questo programma Piazza Bovio 32, attraverso tutti gli interventi anche televisivi, Vincenzo sta raccontando tante realtà del mondo delle banche a cui dovremmo prestare sicuramente molta attenzione. In particolare io ho seguito un tuo consiglio, sono andato in banca e ho chiesto il mio profilo di rischio e mi sono trovato in una situazione, sai quando dici porca miseria è tutto vero? Perché mi è stata fatta un po' di resistenza. Bene Marco, innanzitutto volevo sottolineare, me lo chiedono spesso, che io qui, come nel libro e come nei miei interventi anche sui news magazine dove scrivo, non scrivo contro il sistema bancario. Io scrivo a tutela del risparmiatore, a tutela del consumatore bancario, che è cosa ben diversa, cioè cerchiamo solo di far aprire bene gli occhi e di tutelare i diritti di tutti i consumatori bancari. Ok, oggi parliamo dell'accesso agli atti bancari, cioè tu sei andato in banca, hai chiesto il profilo di rischio e hai trovato resistenza. Magari sì. hai avuto la solita risposta che quel documento stava in non so quale archivio lontano, mille miglia. Difficile proprio da reperire al momento. Lontano mille miglia. È stato cercare di darmi una spiegazione, no, ma perché, ma tanto che cosa? Che per la cui ricerca occorrevano giorni esatto. E investimento in energie psicofisiche tali per cui non era possibile farlo subito. Bene, parleremo proprio di questo oggi e di come le banche non possono opporsi all'accesso e alla consegna degli atti bancari perché c'è legge che tutela. Quindi parleremo di cose pratiche, parleremo di legge e parleremo come sempre della tutela dei vostri interessi. Restate con noi. State ascoltando Piazza Bovio 32, condotta da Marco Pesacane e la consulenza di Vincenzo Imperatore. Piazza Bovio 32, parliamo dell'accesso alle nostre documentazioni, alle vostre documentazioni che ci sono in banca. E stavo riflettendo anche su un'altra cosa, Vincenzo, che spesso noi non conserviamo i contratti, gli atti, le comunicazioni, insomma, che ci vengono fornite dalla banca. Forse a volte perché pensiamo che appunto sia tutto accessibile, basta andare in banca, poi invece ci rendiamo conto che non è così. È un errore abbastanza grave. Sì, è un errore che può avere due tipi di cause. Una è la negligenza. Ok, non riesco a conservare i documenti e questo lo considero un peccato veniale. Ok, fate una cartellina ragazzi. Fate una cartellina, conservatevi tutti i documenti, così come conserviamo tutti i documenti relativi alle utenze, così come conserviamo tutti i contratti che stipuliamo con fornitori e con clienti, e vale altrettanto con la banca. Ma il peccato mortale non è tanto la negligenza, che è guaribile, diciamo così, è curabile. Okay. Il vero problema è il peccato mortale, cioè quella seconda causa, che è quella endemica fiducia nelle banche da parte del cittadino medio, che viene percepita in questo caso qua la banca come un archivio personale, cioè un archivio personale che immagazzina tutti i miei atti e che io potrei in qualsiasi momento richiedere nel momento del bisogno e loro me li danno immediatamente. Però poi quando vado lì a chiedere quei documenti, l'immediatamente non c'è. Ed è proprio la percezione del momento di bisogno, l'occasione in cui la banca si rende conto che tu stai prendendo atto di qualcosa, okay, di cui non dovevi prenderne atto, e inizia a fare quella resistenza. Si prende tempo, cerca di aggiustarle, cerca di buttare nel dimenticatoio e poi magari successivamente cerca di, come dire, sottoportarle sotto altra forma per farti aggiustare quelle carte che tu avevi richiesto. Perché ricordiamo, noi in alcuni casi, anche in alcune cose che abbiamo sottoscritto a nostra insaputa, le banche spesso mentono sapendo di mentire, quindi se tu vai lì con qualche sospetto si mettono in allerta. No, la banca capisce proprio che l'analisi di quei documenti che tu hai richiesto da parte di professionisti specializzati nasconde tanti talloni di Achille, quindi tante resistenze, tante menzogne, tante risposte semplicemente dilatorie.
tendono a far stancare il cliente che viene indotto a desistere. Okay. Se ti dicono che per avere un estratto conto tu devi aspettare 90 giorni, se va bene, perché la legge dice che occorrono 90 giorni massimo per avere quei documenti, e dopo 90 giorni continua a ricevere resistenza. Io faccio fatica a pensare che tu per un estratto conto ti metti a perdere tutto sto tempo, e soprattutto se sei un piccolo imprenditore e non un pensionato che fortunatamente ha la possibilità di poter spendere tempo e aspettare. Ma se sei un piccolo imprenditore e hai tanti di quei problemi da mani a sera, non credo che stai lì ad aspettare, e quindi desisti. Ed è proprio in quel momento là che bisogna prendere atto del fatto che forse l'endemica fiducia va un attimino smussata e la negligenza va curata, e quindi conserviamo tutto, perché vengono i momenti in cui abbiamo bisogno di quei documenti. Cosa che però la banca in realtà ci potrebbe fornire in tempi molto stretti. Benissimo, senza andare qui a specificare quali sono le leggi al riguardo, il codice civile stabilisce che i documenti devono essere a disposizione del correntista che ne faccia richiesta in 90 giorni massimo e a proprie spese. Poi parleremo anche cosa significa a proprie spese. Ma c'è una sentenza della Cassazione che ha ritenuto congruo, considerata l'organizzazione che c'è alle spalle di una banca, considerati i tempi di gestione tecnici di un reperimento di documento, ha considerato congruo questo termine in 15 giorni. Quindi c'è una sentenza della Cassazione che dice che in massimo 15 giorni questi documenti dovrebbero essere consegnati. Benissimo, perché non vengono consegnati in 15 giorni? Le motivazioni sono di solito due. Ce le abbiamo in questo famosissimo archivio non distante anni luce, che chissà dov'è ci tengono. Qualche banca ha qualche archivio nell'est Europa di qualche atto di fideussione, ad esempio di atti di pegno, ma anche da lì è possibile, come dire, pretendere una copia, perché in filiale esistono le copie degli atti. Ma poi scusami, una domanda in tutto questo: puoi avere l'archivio dall'altro lato dell'Europa, oppure i 15 giorni anche a me sembrano tanti, cioè nel senso, nell'era della tecnologia dove oggi io posso mettere il mio nome e cognome e avere tutto ciò che è in riferimento al mio nome e cognome, quindi anche se l'archivio cartaceo sta dove vuoi tu, in Polonia, ok, per esempio, però io da Napoli posso stamparmi le cose, cioè 15 giorni per fare una stampa al Marco toner. Tutti i documenti sono reperibili in pochissimi minuti. Questa è la cosa. Okay. Quindi voglio pensare che non stiano tutti lì ad aspettare noi che chiediamo documenti, ma credo nell'arco di 2-3 giorni tutti i documenti richiesti possono essere messi a disposizione del richiedente. Il problema è ancora un altro. Molto spesso le banche fanno resistenza adducendo una indicazione generica nella richiesta che effettuiamo. Ok. Per esempio, mi occorrono gli estratti conto del mio conto corrente. Generica, te la rimandano indietro, ti fanno aspettare 90 giorni e poi ti dicono. E poi ti dicono che no, è troppo generico. Benissimo. Almeno in questo cerchiamo di essere attenti e di essere molto specifici nella richiesta. Mi occorrono gli estratti conto dal 1 gennaio 98 al 31 dicembre 2014 relativi al conto corrente numero, eccetera, eccetera. Mettere tutte le specifiche, vi specifichiamo che se non ci fornite quanto richiesto entro il termine di 15 giorni vi addebiteremo tutte le responsabilità relative all'eventuale mancata esibizione a chi ce ne ha fatto richiesta. Ci devi mettere anche un pochino di sale, insomma, sulla... un pochino di strizza, ecco, insomma, devi far capire che questa devi far capire che questa cosa qua esiste un riferimento di legge. Però in questo caso la banca non si insospettisce due volte di più immediatamente si insospettisce immediatamente. Ecco perché una prima richiesta va effettuata informalmente. E la seconda invece va effettuata in maniera formale, perché poi è meglio averli con il loro sospetto che non averli con la loro vittoria, insomma. E fra poco scopriremo perché è meglio averli questi documenti. Restate con noi. State ascoltando Piazza Bovio 32, condotta da Marco Pesacane e la consulenza di Vincenzo Imperatore.
Piazza Bovio 32, stiamo parlando di come reperire i nostri documenti, quelli che riguardano le nostre attività in banca, laddove abbiamo avuto la negligenza di non conservarli, e nel momento in cui andiamo a richiedere questi documenti in banca. Troviamo forti resistenze, abbiamo capito però che la legge è dalla nostra, che questi documenti, nonostante i 15 giorni consentiti alle banche, possono essere reperiti ovviamente in pochissimi minuti, perché la tecnologia in questo almeno ci aiuta. Però arriva un problema più grave: una volta che io faccio questa richiesta di documenti, ho generato il sospetto da parte della banca. Vincenzo. Sì, Marco, diciamo che la cultura del sospetto è basica per il bancario. Il bancario cresce con la cultura del sospetto. Io ricordo sempre un mio vecchio capo ufficio nei miei primissimi anni di banca, che mi diceva, nei primi giorni di banca, mi diceva, orgoglioso e tronfio di quanto stava dicendo, con un accento tipicamente napoletano e con un vocione del genere, diceva: "Guaglio", rivolgendosi a me, "sappi che i clienti di una banca si dividono in due categorie: quelli che già te l'hanno messo nel..." Eccola. "E quelli che invece te lo devono ancora mettere." Quindi, alla faccia, insomma, della fiducia nel cliente. E si cresce con questo tipo di cultura. Ma soprattutto oggi, perché si insospettisce un bancario di fronte a lei? Perché è molto evidente, insomma, che le banche stanno subendo un attacco da parte della magistratura, perché la gente inizia a denunciare. E per denunciare devi avere i documenti a disposizione per poter fare perizie, analisi dei contratti. E ovviamente in quei documenti persone esperte possono trovare, anzi trovano sicuramente, i loro talloni di Achille, esatto, come abbiamo detto. Ma io posso anche andare là e dire: "Guarda, ho un'ispezione della Guardia di Finanza e quindi devo esibire questi documenti. Ho bisogno di chiarire alcune cose con i miei familiari, se ci sono delle dinamiche familiari da affrontare, da regolare, eredità, successioni, certo, eccetera." Ti assicuro, qualsiasi sia la motivazione che tu vai ad esplicitare, la prima cosa che passa davanti alla loro mente è: "Stai preparando una difesa contro i nostri abusi bancari." Cioè, è un'equazione sistematica. Anche perché sanno che c'è. Tu vai a dire: "Sto litigando con mia moglie che vuole vedere l'ultimo estratto conto." E loro pensano: "Non ce ne frega che tu stai litigando, tu stai preparando qualcosa contro i nostri abusi e quindi facciamo resistenza." Ma come in questo caso non si sbagliano. Vero, perché in genere quando non ci sono problemi, per quale motivo uno dovrebbe andare a chiedere quei documenti? Perché poi si crea quel rapporto di fiducia, no? E per quale motivo non me li devi dare se non ci sono poi problemi? Se sei così, ma io questo lo dico sempre, sei così tranquillo, perché non mi devi dare? La legge me lo consente, tu sei tranquillo di non aver fatto irregolarità, perché non me lo restituisci? Ma questo personalmente è quella teoria della trasparenza assolutamente finta in cui viviamo noi oggi, dove no, è tutto a posto, perfetto, fammi vedere. Ma perché devi vedere? Ti ho detto che è tutto a posto. Scusa, se è trasparenza e tu dici che è tutto a posto, fammi vedere. Anzi, è lì che incontriamo la resistenza. Devi essere orgoglioso di farmelo vedere. È voglia. Così è voglia. Dimostri davvero di essere stato trasparente e corretto. Se non le hai messe le mani nella marmellata, falle vedere che sono belle, linde e pulite, no? In modo tale che schiaffo morale anche per chi ha chiesto il controllo. Quindi, in sintesi, quando troviamo resistenza, dobbiamo, come dire, intimamente esserne contenti per una parte, perché quella resistenza significa che non vogliono consegnarci un qualcosa che evidenzia qualche irregolarità che hanno compiuto. Ok, ma nel momento in cui ci consegnano questi documenti, dobbiamo pagare? Sì, Marco, dobbiamo pagare. La legge dice che le spese di eventuali fotocopie sono a nostro carico, perché tutta è una fotocopia. Ora, quanto dobbiamo pagare? Giuro che ho visto anche costi di 10 euro per singolo estratto conto. Ci sono persone che hanno bisogno degli estratti conto degli ultimi 10 anni. Quindi richiede, che cos'è questa? È una resistenza. Oltre ad essere un'estorsione, un comportamento estorsivo, è usuraio anche. Certo. È un meccanismo per far desistere colui il quale già sta in difficoltà e che magari per 4 estratti conto, sono 4 gli estratti conto trimestrali in un anno, per 10 anni sono 40 estratti conto, a 10 euro l'uno sono circa 400 euro. Cioè io per avere ciò di cui ho diritto devo pagare 400 euro. Una fotocopia, sai benissimo che ha un costo pochi centesimi. Pochi centesimi di euro. 400 euro, ovviamente magari io ci penso due volte e dico: vabbè, non fai. Resisto.
resisto. Però e magari si... faccio passare quel tempo necessario proprio per agire. Però, domanda, io voglio prendermeli questi documenti. Questi 400 euro sono anche ingiustificati? Sono, li vado a negoziare. Allora, li faccio presente che, come dice la legge, bisogna pagarle. Ma se è una fotocopia, mi spieghi perché devo pagarne 10 euro a fotocopia? Ti pago il costo della fotocopia. Ti pago il costo della fotocopia. E se, come dire, trova ancora resistenza, perché non devo denunciare questo comportamento? Questa è una prova. Perché lo mettono per iscritto e occorre 10 euro. Non vado alla Procura della Repubblica e denuncio per estorsione, per violenza privata. Cioè io 10 euro li dovrei dare, ma indipendentemente dal quantitativo di documenti che sto richiedendo. Cioè sono i 10 euro per la richiesta o per i singoli documenti? Te lo chiedono per singolo atto, cioè per ogni atto. E non dovrebbero farlo, questo voglio capire. Lo possono pure fare, ma non mi costa 10 euro, Marco. Cioè una fotocopia di un estratto conto non mi costa 10 euro. Mi può costare pochi centesimi. Una fotocopia di un atto di fideiussione mi costa gli stessi pochi centesimi dell'atto. È sempre la stessa fotocopia su un foglio A4. Non è che non cambia. E i tempi di richiesta sono sempre gli stessi. Le modalità di ricerca sono sempre le stesse. Basta andare su un terminale, digitare e stampare. Noi abbiamo tutto il diritto di andare lì e dire: ah, sei caduto con la testa del terra per 400 euro. E lui dice: no, mi devi dare 10 euro estratto conto. Benissimo, quella è una prova. Registriamola, facciamocelo mettere per iscritto. Io ho portato a PM della Procura di Napoli atti del genere sul comportamento estorsivo. Cioè c'è gente che non può pagare. Ha il diritto di conoscere ciò che è avvenuto sul suo conto corrente, certo. Ma non può pagare 400 euro per questo. Vabbè, è paradossale, è assolutamente paradossale. Quindi ragazzi, ricordatevi che avete ben tanti diritti. E soprattutto tutti questi comportamenti, come diceva poco fa Vincenzo, sono prove tangibili di atti anche estorsivi nei vostri confronti. Fra pochissimo le conclusioni. State ascoltando Piazza Bovio 32, condotta da Marco Pesacane e la consulenza di Vincenzo Imperatore. Piazza Bovio 32, stiamo parlando della richiesta, anzi abbiamo parlato su cosa può succedere quando andiamo a richiedere in banca documenti che ci riguardano, e semplicemente con una richiesta di documenti abbiamo scoperto che possiamo subire comportamenti estorsivi, che ci possono essere dei tempi molto lunghi che a volte non rispecchiano i termini della legge, perché la legge dalla nostra parte, in questo caso abbiamo tutto il diritto di chiedere e avere la documentazione che ci riguarda in banca. Sì, Marco, sintetizzando, tempi massimo 15 giorni dovrebbero essere consegnati, i documenti sono reperibili in filiale in meno di 5 minuti, bisogna pagare, ma non eccessivamente, al punto da far desistere la richiesta e la consegna di documenti. Invito sempre tutti i miei clienti a dotarsi di questi famosi microregistratori cinesi, costo 10 euro, lì li voglio pagare 10 euro. Lì sì, lì li vale la pena. Di portarselo dietro e registrare qualsiasi tipo di azione estorsiva o che addirittura sfoci nella violenza privata di fronte a richieste legittime che il correntista può fare. Ma guarda, voglio dirti di più: se hai uno smartphone e fai partire un video, l'audio lo registri, insomma, quindi... No, ma se sullo smartphone ci sono delle app particolari, puoi anche non far partire il video e le registrazioni, e quindi tutto, ragazzi, questo per dire cosa? Informiamoci, la nostra speranza, la mia, insomma, forse non tanto la tua che di queste cose le hai viste, è quella che magari tanti di voi non hanno di questi problemi e che magari vanno a registrare delle cose e si rendono conto che la banca si sta comportando bene. Sono diritti, non è un problema di chi ha, come dire, preoccupazioni o meno in banca. Questi sono diritti. I diritti sono sanciti dalla legge. Ora, posso anche essere uno che va in banca senza nessun problema e che richiede un estratto conto. Non devo pagare 10 euro, mi deve essere consegnato in 15 giorni, non devi fare resistenza, perché la legge me lo consente. Perdonami quando dico queste cose, che io purtroppo cerco, c'è sempre quel lato idealista di me che mi fa sperare che questo mondo possa essere migliore, però in realtà mi devo rendere conto che è meglio andare, come dire, prevenuti, è meglio andare con un'arma in più piuttosto che con un'arma in meno. Benissimo, se sappiamo che il nemico utilizza queste armi qua, dobbiamo attrezzarci per fare la guerra al nemico nella maniera più opportuna. E
E questi sono i consigli che vi diamo noi a Piazza Bovio 32 per avere dei rapporti sempre più puliti, sempre più dalla parte dei correntisti, degli imprenditori, dalla parte vostra. Io sono Marco Pesacane e ringrazio come sempre Vincenzo Imperatore, perché la sua consulenza è davvero fondamentale. Grazie sempre a voi Marco, un saluto a tutti. Un saluto a tutti e buona giornata. Avete ascoltato Piazza Bovio 32, condotta da Marco Pesacane e la consulenza di Vincenzo Imperatore.